In questo video parliamo di riscaldamento, di warm up. Voglio mostrarvi alcuni degli esercizi che utilizzo prima di iniziare i miei allenamenti. Una serie di esercizi che vanno ad attivare molto bene il corpo a livello aerobico, a livello di attivazione addominale e tutto quello che riguarda l'attivazione muscolare, soprattutto della parte superiore del corpo. Spesso viene sottovalutato il riscaldamento, sappiamo invece quelli che sono i benefici, non solo in termini di prevenzione e infortuni, ma anche proprio per quello che riguarda la performance sportiva stessa. Un corpo ben caldo, un corpo, una muscolatura ben preparata, non solo a livello di ossigenazione dei tessuti, ma anche proprio a livello coordinativo, a livello motorio, darà la possibilità all'atleta di eseguire poi una performance tecnica sicuramente ottimale. Quindi andiamo a vedere quelli che sono gli esercizi che solitamente utilizzo prima di iniziare i miei allenamenti. Allora, come fase iniziale abbiamo un warm up dove dobbiamo cercare di mandare un po' in temperatura il corpo, quindi tutti gli esercizi aerobici del mondo che conoscete vanno bene. Io inizio facendo un po' di lavoro sulla corda, non faccio tanto di solito, metto il timer a 1 minuto e 30 e faccio 3 riprese. Da lì poi continuo con sempre un po' di lavoro aerobico, con i classici jumping jack nelle varie forme. Qui andiamo a stimolare anche un pochettino la parte coordinativa tra braccia e gambe. L'obiettivo di questa prima fase è proprio fare un riscaldamento generale che stimoli chiaramente anche un po' la coordinazione motoria, però con l'obiettivo unicamente quello di lavorare a livello aerobico e scaldare bene un po' tutto quanto il corpo. Passo poi ad una fase di movimentazione articolare, quindi dove cerco di andare a smuovere, a lubrificare, usiamo questa terminologia, tutte le articolazioni, quindi da lavoro alle spalle, gomiti, polsi, quindi partendo dall'alto fino via via a scendere verso terra. Qui vedete che continuo con degli stimoli coordinativi perché sia che facciate arti marziali o comunque calisthenics, sono sicuro che gli esercizi che andrete poi ad allenare hanno una buona componente coordinativa, quindi andarla ad attivare è sempre cosa buona. Qui piccola movimentazione ben appunto sui gomiti per poi passare al resto delle articolazioni come polsi e quant'altro. È sempre bene importante dedicare questo tipo di fase iniziale dell'allenamento alla movimentazione, perché subito dopo il warm up classico con esercizi aerobici è sempre buono fare una sorta di chiamiamolo stretching dinamico, dove vado ad allungare un pochettino la muscolatura senza pretese di miglioramenti particolari, però una sorta di stretching di inizio allenamento fa sempre bene, chiaramente senza alcun tipo di forzature. L'obiettivo è quello di andare a, come dicevo prima, a smuovere tutto quanto il corpo da sopra a sotto. Qui, come vedete, sono passato al lavoro sul tronco e sui fianchi per poi piano piano andare a scendere verso i piedi. Non serve fretta in questa fase, più riusciamo a preparare il corpo a ciò che andremo a fare dopo e più avremo modo di ottenere due sostanziali benefici. Il primo è quello di una miglior performance sportiva, sia in termini coordinativi che in termini poi prestazionali, proprio a livello muscolare. E il secondo obiettivo invece è quello di andare a lavorare su una prevenzione infortuni, perché se il corpo è ben attivato e ben caldo e pronto ad eseguire determinati movimenti anche specifici, sarà sicuramente meno probabile il rischio di infortuni. Qui come vedete piccolo lavoro di allungamento anche della catena posteriore per poi andare a concludere questa mia iniziale sequenza con un po' di allungamento busto-gambe. Adesso andiamo a far esplodere un po' i nostri avambracci. Un buon riscaldamento molto semplice per andare a stimolare bene flessori e estensori dell'avambraccio, muscoli pronatori e supinatori. Quindi in sostanza dobbiamo andare a scaldare un pochettino l'articolazione di polso, gomito, spalla a livello muscolare. Sono degli esercizi molto semplici che se ben fatti però vi assicuro che mandano bene bene in temperatura la muscolatura
delle braccia, dell'avambraccio. Qui invece un esercizio alla quale sono molto affezionato, che risale ai tempi di quando facevo Cali Filippino. Si utilizza un bastone corto per andare a smuovere a livello articolare e muscolare tutto quanto quello che riguarda il movimento delle braccia, quindi in intrarotazione ed extrarotazione, quindi una buona attivazione sia a livello articolare che a livello muscolare. Come vedete qui vado a fare diversi movimenti, qui vediamo un movimento a elica che se potete notare il movimento che eseguo con polso, gomito e spalla è un buon scioglimento, diciamo così, per le articolazioni. Nel calisthenics in particolar modo i polsi vengono sollecitati tantissimo, soprattutto per chi lavora tanto sulle verticali e non solo, direi comunque, quindi andare a dedicare un po' di tempo a questo tipo di muscolatura, a questo tipo di articolazione, sicuramente è una cosa buona. Qui esercizio sempre con il bastone per le spalle, quindi se avete un po' di rigidità scapolo-omerale provate questo esercizio perché è una bomba, molto semplice, però vedrete che nel giro di breve andrete a migliorarne poi il ROM, quindi l'ampiezza di movimento. Sono degli esercizi molto semplici che adesso per praticità faccio su serie singola in video, in realtà poi in esecuzione tendo sempre a fare due, a volte anche tre serie per esercizio, dipende anche un po' il tempo che ho a disposizione, però vi assicuro che sono molto molto buoni perché basta veramente un piccolo bastone corto per andare a sollecitare bene i distretti muscolari interessati. Qui sto utilizzando un pesetto da 2 kg nello specifico. Vado a fare ancora una volta delle movimentazioni articolari per andare questa volta a portare l'attenzione sui deltoidi, quindi in sostanza sulle spalle, non solamente ovviamente perché coinvolgiamo anche sicuramente bicipiti, anche la parte posteriore del trapezio come vedete in questo esercizio, però in generale il focus è sulle spalle. Qui potete vedere anche il movimento di extra rotazione sia fatto con busto frontale, quindi teniamo il pesetto laterale, e qui invece in variante frontale, quindi con il pesetto però fronte a noi. Sono degli esercizi molto buoni per andare a rinforzare la cuffia, per andare a sollecitare soprattutto la muscolatura di extra rotazione delle spalle, che è una cosa molto importante per chi fa calisthenics, soprattutto per chi allena tanto il lavoro delle planche, che come ben sapete, se siete dei calistenici, tende a portare la muscolatura invece in intrarotazione. Abbiamo poi, qui ho fatto vedere entrambi i lati, potete fare anche qua una o più serie. Abbiamo poi una fase conclusiva di attivazione addominale, qui ho fatto un piccolo circuito della durata di 1 minuto diviso in 3 blocchi da 20 secondi. Una prima fase di plank statico, semplice. Al termine dei 20 secondi vado a fare una variante leggermente dinamica dove il focus è sulla protrazione, sulla retrazione delle scapole, quindi adduco per poi andare a gonfiare bene la schiena, quindi quello che definiamo push up scapolare o anche chiamato push up del gran dentato. Questo è un ottimo esercizio, è veramente veramente buono, serve a tante cose per chi fa calisthenics nello specifico, ma non solamente. Ho un terzo esercizio poi che è il classico plank dinamico da gomito a mano, quindi la totale durata della routine è di 1 minuto diviso in 3 blocchi da 20 secondi. Abbiamo così completato un riscaldamento che porta via circa un 10-15 minuti, ma vi assicuro essere molto intenso e produttivo.